Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Questa puntata parleremo sempre di narrativa del cambiamento climatico, ossia climate fiction, in particolar modo del backstage della saga Siberia 2050. Questa saga è di fatto la messa in narrativa di una serie di ebook geostrategici sulla guerra del cambiamento climatico in Asia. Per farla corta e breve, esistono tre grandi famiglie di terza guerra mondiale. Due hanno dinamiche diverse, mentre altre due sono simili. Nella romanzatura di Siberia 2050 mi sono concentrato solo su un tipo di variante di terza guerra mondiale, all'interno di un tipo di famiglia di terza guerra mondiale, appunto, tralasciando le altre due. Il binomio della romanzatura è più o meno il solito: guerra e amore, storie d'amore che nascono in guerra, amore per la guerra, storie d'amore che finiscono per la guerra, vite sconvolte dal dramma della guerra, eccetera. Come ho proceduto nel costruire la saga di Siberia 2050, dove la storia si svolge in Siberia, in particolare nella Siberia post-uralica. Le fabule degli ebook si dispiegano in avanti, facendo progredire in senso cronologico tradizionale la narrazione sotto tanti punti di vista. Perché? Beh, era importante a mio avviso romanzare le guerre del cambiamento climatico trasportando sui campi di battaglia futuri i lettori. Ovviamente romanzando non in modo violentemente morboso e cruento, ma sorvolando sui dettagli più macabri, lasciando quindi che l'immaginazione del lettore potesse eventualmente aggiungere eventuali dettagli o colori, senza ovviamente scadere nella scrittura in racconti di guerra thriller ossessivi. Si addensano nubi nere nel XXI secolo, ed è bene che i lettori lo sappiano. Sono sincero, non avevo ancora stabilito sin dall'inizio esattamente quanti libri avrei poi scritto sul tema della saga di Siberia 2050. E non sapevo a priori nemmeno che titolo avrei dato appunto a questi ebook. Il quando appunto è secco 2050 circa. Che cosa? La saga di guerre della Siberia 2050 formalmente comincia con una serie di racconti nel piccolo ebook Four Recount, dove è presente per la prima volta il sergente Arkady Sokolov, che introduce appunto al tema di Siberia 2050 e della feroce battaglia per Kalinka. Personaggi che testimoniano della terza guerra mondiale in Siberia sono tantissimi: truppe speciali russe, truppe speciali gengiscane, fanteria gengiscana, soldati dell'esercito russo, militi europei di terra, di aria e di mare giunti in Siberia in sostegno della Russia. Sono tutti testimoni degli eventi perché in un momento particolare della loro vita i loro destini si sono incrociati in modo diretto o indiretto, anche solo per un attimo. Quindi tutti questi personaggi sono il filo conduttore della meticolosa esplorazione sul campo che il lettore, se vorrà, potrà svolgere, dipanando così la complessa battaglia per Kalinka e la feroce battaglia in Siberia, avendo al termine della lettura della saga, in ultima analisi, un big picture dell'imponente evento bellico di Siberia 2050. C'è, a mio avviso, molto poco di inventato e di licenza cazzartistica negli equipaggiamenti militari narrati, dato che mi sono documentato sulle caratteristiche tecniche per rendere plausibili dinamiche cinetiche, drammi e storie personali. Ma soprattutto sono stato molto attento alla frontiera tecnologica dei sistemi d'arma, sia tattici quanto strategici.
il narratore. A parte qualche testimone speciale dell'evento che ha comportato un cambio di prospettiva per dare più immedesimazione al lettore, la stragrande maggioranza dei racconti della saga Siberia 2050 è prevalentemente scritta con un narratore esterno, invisibile, non onnisciente, che illustra l'intreccio per cut cinematografici. Questo tipo di montaggio delle storie a me piace tantissimo, permette di inserire plot of action, plot of thoughts, plot of characters, anche se quest'ultimo tipo di plot a me, a dire la verità, piacciono poco. Comunque, inserendo questi variegati tipi di plot è possibile animare e muovere l'intreccio. Confesso che su carta mi sono fatto ovviamente delle brevi schede dei personaggi ed ho dedicato molta attenzione agli ambienti e soprattutto alla frontiera tecnologica dei sistemi d'arma tattici e strategici. Molta attenzione ho dato anche al tipo di coalizioni che si svilupperanno in Asia sul tema della Terza Guerra Mondiale. La fabula è dispiegata con una narrativa lineare, non è multitrama, quindi necessariamente ho dovuto troncare i rami della complessità, selezionando solo alcuni degli inviluppi possibili delle guerre del cambiamento climatico. Ora, sarebbe veramente troppo lungo spiegarvi la logica che sottintende a questa contestualizzazione, è però plausibile e coerente, questo sappiatelo. E gli scenari di detonazione sono appunto consistenti. Per chi fosse interessato, io vi rinvio ad ascoltare un lungo podcast www.climate-change-words.tk, ossia il link che trovate in sovraimpressione, quanto in descrizione di questo podcast. In questo link che vi ho sottolineato, per farla corta e breve, troverete una relazione sugli aspetti geostrategici delle guerre del cambiamento climatico nel 2050. Roba tosta, eh? Tornando alla narrativa del cambiamento climatico sul tema della Terza Guerra Mondiale in Siberia, io confesso che non sono mai stato in Siberia, però ovviamente mi sono documentato su Wikipedia, ma soprattutto avevo sotto mano un atlante geografico senza il quale non avrei potuto fare niente. Poi andavo con Google Map a dare un'occhiata ai luoghi e non di rado ne estraevo una mappa fotografica che inserivo nei racconti. Ho cercato di descrivere la complessità dei fenomeni futuri, dove non tutti i cattivi sono cattivi e dove non tutti i buoni sono buoni. Anzi, a dire la verità, direi che in Siberia 2050 non si capisce affatto chi sono i cattivi e chi sono i buoni, mentre questa cosa è un po' più chiara nella saga delle guerre puniche 2 del Mediterraneo 2050. La saga di Siberia 2050 è piena di salti di punti di vista, dove un narratore invisibile non onnisciente registra gli accadimenti riportandoli così come accadono nella mente del lettore, saltando da testimone a testimone che racconta la propria storia, breve o lunga che sia. Mi piace immaginare che i testi potrebbero essere dei visori di macchine del tempo, dove i personaggi delle storie, che ancora oggi non sono nati, prendono però vita oggi nella mente del lettore, vivendo nei drammi delle future guerre del cambiamento climatico del 2050, come se il loro destino fosse già stato scritto da sovrappopolazione e danni da cambiamento climatico, in cui i personaggi, cioè i testimoni, eseguono il proprio copione in modo rigido e senza possibilità di mutarne azioni ed esiti. I ebook sono di fatto racconti brevi, la maggioranza hanno una chiusura delle trame, altre volte la fine è lasciata in sospeso, però è l'inizio per un'altra puntata. Altre volte le trame sono lasciate proprio del tutto aperte su taluni testimoni ritenuti non principali, ai fini di dare, diciamo, una buona rappresentazione del big picture sulle guerre del cambiamento climatico di Siberia 2050. Di più non vi sto a dire, perché obiettivamente la saga di Siberia 2050 non è ancora
completamente chiusa, cioè da affrontare un altro campo di battaglia, che anche se non è in Siberia è in realtà un campo di battaglia molto connesso alla terza guerra mondiale in Siberia. Non voglio spoilerare, quindi vi rinvio a stare aggiornati alla pagina www.climatefiction.gq, il link che trovate in sovraimpressione, appunto per avere come riferimento sia gli aggiornamenti che lo stato della saga sulle guerre del cambiamento climatico. Sono tutti testi gratuiti, un PDF coperti da copyleft, sono anche di poche pagine PDF, impaginazione snella, font grandi, alta interlinea, ci sono anche immagini a corredo appunto per spezzare eventuali grossi blocchi di testo, quanto le immagini servono anche ad orientare l'immaginazione dei lettori. Questo è più o meno tutto, un saluto, ciao!